Ciao a tutti ragazzi, siamo Rebby e Molly e siamo di nuovo al... mare! Sì. Ah, allora, vi stanno piacendo tantissimi i video al mare, quindi vi invitiamo a lasciare un mega mi piace e di iscrivervi se non vi siete iscritti ancora. Esatto, okay? Iscrivetevi tutti se non vi siete ancora iscritti, perché ci manca poco 600.000! Allora, oggi ragazzi creeremo la buca più grande del mondo. Siete pronti? Voi avete mai fatto una buca al mare? Esatto ragazzi, oggi avremo una missione: fare la buca più grande del mondo, che non si è mai vista. Quindi dovremo metterci subito al lavoro, perché ci metteremo un sacco. Allora ragazzi, per fare la buca perfetta al mare bisogna innanzitutto armarsi di una paletta speciale e di uno scavatore. Ci vorrebbe una ruspa, Rebby, eh? Oh, sì, sarebbe molto utile. E in più io direi di farla tutta qua. La ma così è gigante! Ok, allora la faremo ancora più grande. Sì, ma Rebby, ma non ce la facciamo a farla così grande. Ci vorrebbe una scavatrice. Noi non ce l'abbiamo, quindi faremo con la paletta e con le nostre fantastiche manine. Ok Rebby, cominciamo. Ragazzi, sarà veramente difficile fare una buca enorme, ma Rebby e Molly ci proveranno. Siamo pronti? Ok, quindi la facciamo qua, Rebby. Sì, direi proprio qua. Pronti? Okay. Partenza, via! Ok, direi che questa è la buca più profonda del mondo. Ma cosa stai dicendo? Quella è minuscola, la dobbiamo fare gigante. Sì, ma ci volevano almeno 20 operai, Rebby. Come faccio? Ma devo fare io tutto il lavoro sporco e tu non fai niente? Rebby, ma ci metterò tantissimo. Come faccio a fare una buca gigante, scusa? No Molly, non ti preoccupare, ti aiuterò anch'io. Sì, con la mia palettina. Ecco qua. Ma Rebby, ma ci metterò... Ah, questo è il tuo aiuto. Ma adesso devo continuare. Aspetta, ci vorrà un po' per fare una buca gigante, no? Questo è l'aiuto che dà la Rebby. Dai, incominciamo. Ok, ragazzi, mi sa che ci vedremo tra un po', perché dobbiamo fare una buca più grande del mondo. Io sai, dentro la buca poi ti ci seppellisco. Oh, ragazzi, no! Se volete che seppelliamo la Rebby sotto la buca, scrivetemelo, eh. Molly, ti ricordo che mi avevi già seppellito l'anno scorso nella buca. E ragazzi, se non avete visto il video, andatelo a vedere, perché ero rimasta coperta di sabbia fino al collo. Quindi oggi in questa buca ci finirai tu, hai capito Molly? No, non penso proprio Rebby, continua comunque, a scavare. Con la mia piccola palettina sto scavando un sacco, guarda. Wow, che super buco. Uno, due. Arriveremo in Cina sicuramente, dall'altra parte del mondo. Molly, però mi è venuta un'idea. Che idea? Qua siamo vicino all'acqua. Mi sa che troveremo l'acqua se continuiamo a scavare. Sì, vabbè, ora che troviamo l'acqua, Rebby. Ma siamo vicinissimi alla riva, guarda. Vedo già le conchiglie qua sotto, le vedi? Continua a scavare, non vedo nulla. Ah, che fatica, non ce la faccio più. Vai Rebby, abbiamo scavato un sacco, guarda che roba. Molly, abbiamo fatto una buca gigante. Ma noi la vogliamo fare ancora più grossa, vero ragazzi? Vero, Rebby, prova a entrare dentro la buca. Sì, basta che non mi chiudi dentro come l'ultima volta. No, tranquilla. Guardate un po', è quasi a grandezza Rebby questa buca. Oh mamma, è gigante. Un altro po' e mi potrei quasi chiudere dentro, qua. Ok, però ancora non basta, dobbiamo farla più profonda. Mamma mia, ho un'idea. Per farla più profonda e scavare più veloce potremmo metterci dell'acqua dentro. Aspetta, posso buttarla io? Ok. Ok, è il momento dell'acqua, sei pronta Rebby? Oh, vai. Ok ragazzi, ci sarà molto lavoro da fare. Ok, però l'acqua ci sta aiutando, perché ragazzi guardate, con l'acqua la sabbia va sempre più giù. Forse non è stata una bella mossa, adesso è pesantissima. Ok, ci vediamo fra poco ragazzi, quando la buca sarà ancora più grande. Ok ragazzi, la nostra buca sta diventando sempre più grande, guardate, guarda Rebby. Allora, scriveteci comunque in quanti di voi hanno mai fatto la buca al mare, ok? Fatecelo sapere qua sotto nei commentini, mi raccomando! Guardate ragazzi, è gigante! Io non ho mai fatto una buca così grande. Ok Rebby, guarda, posso entrarci quasi completamente qua dentro, hai visto? Wow, io ragazzi da piccolina al mare facevo sempre un sacco di buche con il mio babbo, con i miei amici. Però così grande mi sa che non l'avevo mai vista! Ok, diciamolo, abbiamo fatto una buca fantastica
e Molly starà qui per sempre, perché questa diventerà la mia nuova poltrona. Molly, scusa, ti vorrei dire una cosa. Dobbiamo farla ancora più grande, non ti puoi sedere dentro così. Lasciami in pace, dai, Rebby. Ok, va bene, allora io direi di continuare a scavare questa buca. Buona. Rebby, non riesco a tornare su, devi dare una mano. Lo sapevo, ti sei incastrata dentro la nostra buca. Aspetta, ti do una mano. Mi devi dare una mano. Vieni. Oh, scherzetto, dai, vieni che t'aiuto. Oh, scherzetto. Cosa dite, ragazzi? Il re degli scherzi, Molly, si meriterebbe di stare lì chiuso tutto il tempo? Comunque, ragazzi, anni e anni di esperienza al mare mi hanno insegnato che da dentro si scava molto più velocemente. Quindi adesso me ne starò dentro la buca e continuerò a scavare da qui. Sì, sì, va bene, va bene, Rebby. Ok, ragazzi, mentre la Rebby continua a scavare la buca, io andrò a prendere un po' d'acqua e le farò un bello scherzo, gliela tirerò tutta addosso. Guardate, ragazzi, è proprio lì e c'ho l'acqua. Rebby! Rebby, girati, guarda! No! Oh! Ma cosa fai? Paura, ho preso dell'acqua per la buca! No! Non ci provare, mi volevi tirare tutta l'acqua addosso? Dai, prendi l'acqua e versala nella buca, forza! Ok, 3, 2, 1... Oh! Ormai qua ci abbiamo fatto, non lo so, un posticino per lavare i piedi! Oh, che schifo, Rebby! Te li ricordi? Sembrano le tue caccole. Ma non è vero, sai cosa sembra? Metti i piedi lì dentro. Sembra il cemento perché è durissimo, guarda, splash. Rebby, metti i piedi lì dentro. Che schifo, c'è la melma. Allora, ragazzi, tutti sanno che quando si fa la buca, di fianco si crea una montagna di sabbia, quindi c'è la buca e la montagna. Infatti, chi di voi sa rispondere a questo indovinello? Vai, sentiamo. La cosa più è grande e meno pesa. E cos'è? La buca. Ah, no, pensavo al cervello della Rebby. Dai, allora, adesso io direi che mentre Molly finisce di scavare la buca. Io finisco di scavare. Io sfrutterò questa sabbia che è rimasta per fare un bellissimo castello. Ecco qua. Vai, vediamo che fa il castello, Rebby. Guardate, allora il trucco per fare il castello è metterci un sacco di sabbia e poi spianarla tutta così. Una, due. Oh, ma pesa un sacco perché è sabbia bagnata. Ecco qua un super mega iper castello. Vediamo. No, Rebby, ma dai! Il mio castello si è ribaltato! Vediamo! Vabbè, un po' verrà secondo... Ma no, ma cos'è sto coso? Allora, comunque io direi che per oggi abbiamo fatto una fantastica buca e dobbiamo essere contenti, eh? Esatto, adesso la richiuderemo subito! Allora, Rebby, adesso voglio vedere quanto riesce a entrare dentro la buca, ok? Ma io mi sono stancata di scavare, questa buca non finisce più, abbiamo trovato l'acqua ormai! Più grande di così non possiamo farla! Ma se ho fatto tutto io! Ma cosa? Ho scavato un sacco! Vai, vediamo, entra anche con l'acqua! C'è l'acqua! Vediamo, vai, entra tutta, entra tutta! No, dopo mi bagno tutta con l'acqua! Dai, entra tutta! Ok, però si sta già così, si sta molto bene qui! Ok, allora direi che abbiamo fatto una fantastica buca perché la Rebby ci entra quasi tutta! Esatto! Molly, guarda qua le mie manine, sarebbe un vero peccato se ti cospargessi tutta di sabbia! Non ci provare, Rebby, eh! Ok, allora direi che è ora di tornare a scavare la nostra buca! Ma come? Basta, è già troppo grande la buca! Ma la voglio fare ancora più grande! Ok, ragazzi, ci arrendiamo! La buca è veramente grande e non riusciamo a scavarla più di così! Fateci sapere se volete un altro video dove facciamo una buca gigantissima e noi ci vediamo presto in un nuovo fantastico video! Esatto, mi raccomando, nei commentini non dimenticatevi di dare un voto alla nostra super buca gigante! Che guardate, qua! È enorme! Ciao! Ciao!